Questo smartphone arriva come un fulmine a ciel sereno, uno di quei pochi smartphone del 2022 che vale la pena effettivamente conoscere. Si chiama Honor 70 ed è già interessante di su, ma se consideriamo anche la promozione lancio lo è ancora di più, perché il prezzo viene scontato di 50 euro, tra l'altro è uno smartphone di fascia media, ma ci sono in omaggio anche le Earbuds 3 Pro del valore di circa 200 euro, quindi assolutamente cuffie molto valide e una cover aggiuntiva. Insomma, un bel bundle che però purtroppo dura molto poco. Quindi affrontiamo subito la questione, vediamo come va, pregi e difetti di questo smartphone. Iniziamo. Honor 70 5G si presenta molto bene esteticamente grazie ai materiali, vetro e alluminio, e al design con linee morbide e curvature presenti sui bordi laterali sia posteriormente che frontalmente sul display. Aspetto veramente curato e al top di questo smartphone è ovviamente il comparto fotografico, e lo si vede con questo design importante che le accentua particolarmente e sono anche un po' sporgenti dalla cover posteriore. Frontalmente invece lo schermo di tipo OLED 6,67 pollici con refresh rate a 120 Hz variabile, di gran qualità sia negli angoli di visione che nella resa dei colori e anche nella luminosità, che è più che soddisfacente per essere utilizzato anche sotto la diretta luce del sole. La sensazione di prodotto di qualità è evidente e al netto del design, che può piacere o meno, risulta intuitivo, davvero ben rifinito e costruito. Nell'aspetto dell'audio poi c'è il principale neo dell'ambito multimediale, che sarebbe assolutamente promosso al 100% se avesse un audio stereo. Infatti in altoparlante riproduce solamente dalla capsula inferiore, quindi mono, davvero un gran peccato, anche perché non c'è un foro per jack audio da 3,5 mm, insomma peccato, perché sulla fascia media l'audio stereo diciamo ormai è un po' per assodato. Lato connettività invece supporta Bluetooth 5.2, ovviamente NFC, Wi-Fi 6, la USB Type-C è solamente 2.0 e invece la parte telefonica è assolutamente promossa, su questo assolutamente niente da dire. Se mai avete posseduto uno smartphone Honor o Huawei, il software vi risulterà ancora una volta estremamente familiare. L'azienda infatti non ha ancora operato uno stravolgimento dell'interfaccia grafica e tutto sommato è ancora identica a quella di qualche anno fa, fatto salvo qualche piccolo adattamento. La base è Android 12, mentre l'interfaccia si chiama Magic UI 6.1 e prossimamente arriverà la Magic UI 7.0, ce l'hanno diciamo un po' anticipata pochi giorni fa, però non avrà forse uno stravolgimento grafico quanto più funzionale, infatti sarà quella release che andrà a creare le basi per l'ecosistema Honor, per interfacciare lo smartphone a qualsiasi altro dispositivo, insomma un progetto che ricorda molto da vicino quello che Huawei sta facendo con Harmony OS. Al netto di qualche applicazione di troppo e quindi un po' di bloatware di base, comunque applicazioni che si possono disinstallare, alcune funzionalità sono all'interno del menu delle impostazioni, niente però di nuovo rispetto al passato. Nota negativa invece è il fatto di non avere più a disposizione nel launcher un'impostazione per impostare lo swipe down per aprire velocemente la tendina delle notifiche. Al suo posto esclusivamente la ricerca globale, che ha il vantaggio di eseguire una ricerca appunto fra contatti, applicazioni, blocco note, calendario e impostazioni, tutto in uno. Comodo invece il collegamento rapido per scansionare un QR code. In termini di aggiornamenti, supporto classico per Honor, quindi due major update, quindi arriverà tendenzialmente fino ad Android 14 e 3 anni di patch di sicurezza. Però lui ha tutte le carte in regola, secondo me, per arrivare anche ad Android 15, quindi Honor, mi raccomando, ripensaci, hai 2 anni appunto per ripensarci. Complessivamente il sistema è fluido ed estremamente reattivo, funziona bene e non ha grandi compromessi, e questo è un gran pregio per gli smartphone di Honor. Questo grazie ovviamente anche alle caratteristiche hardware, che sono pienamente da smartphone di fascia media. Processore Qualcomm Snapdragon 778G+, 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna. Tutto ciò che serve per offrire prestazioni a fronte di un consumo nemmeno particolarmente elevato. Ma adesso siamo arrivati finalmente al punto caldo di questo smartphone, ovvero il comparto fotografico, e qui Honor ha fatto davvero un egregio lavoro. Non solo l'azienda ha scelto due ottimi sensori fotografici sul posteriore, ma anche il software sembra essere vistosamente migliorato rispetto al modello precedente. Il sensore principale è un IMX 800 da 54 megapixel, mentre il sensore ultra grandangolare da 50 megapixel. Poi c'è un terzo sensore da 2 megapixel, la selfie cam 32 megapixel. Giusto per toglierci subito il dente, c'è una nota dolente anche su questo aspetto, ovvero manca di stabilizzazione ottica, il che
vuol dire che si fa sentire negli scatti a lunga esposizione, ad esempio quando in scarsa illuminazione attiviamo la modalità notte, che impiega anche 3-4 secondi a compiere lo scatto. Il software cerca di limare al massimo il micromosso, ma se non avete la mano ferma vi serviranno più di un paio di tentativi per riuscire nell'impresa. Detto ciò, resta indubbiamente uno dei migliori camera phone del 2022. Fra i due sensori c'è assolutamente coerenza anche nella temperatura del bianco, le foto risultano sempre ben riuscite e la fotocamera ultra grandangolare risulta un grosso passo in avanti rispetto ai principali competitor. Davvero ottimi poi i ritratti, dove non sbaglia quasi mai un colpo. Anche di notte, dove come dicevo l'assenza della stabilizzazione ottica gioca un ruolo comunque importante, Honor sembra aver lavorato davvero molto bene all'algoritmo di ottimizzazione della scena. C'è infatti pochissimo rumore d'immagine, dettagli ben definiti e calibrazione corretta dei vari parametri. Indubbiamente qui ha ripreso il terreno perso da Huawei. Anche nei video si sente un po' la mancanza della stabilizzazione ottica, ma quella elettronica ci mette una discreta pezza, può registrare a 1080p a 60fps oppure in 4K a 30fps. Honor 75G ha una batteria da 4800 mAh con ricarica rapida a 66W, non supporta invece la ricarica wireless, peccato, poteva essere un plus non da poco. Detto ciò, autonomia più che soddisfacente, tranquillamente si raggiungono 5-6 ore di schermo acceso durante la giornata di utilizzo, dunque assolutamente promosso da questo aspetto. Poi la ricarica rapida, insomma, lo collegate 20 minuti, siete già a metà batteria, assolutamente più che soddisfacente. Insomma, Honor 75G è uno smartphone a mio avviso assolutamente promosso. Il suo prezzo è di 549 euro per la versione 8128, 599 euro per la versione con 256 GB di memoria interna, che vi ricordo non è espandibile. È un prezzo sicuramente un po' alto, ma se lo acquistate ora durante la fase di pre-order entro l'8 settembre vi regalano le cuffie Honor Earbuds 3 Pro e una cover aggiuntiva per un valore complessivo di circa 220 euro. Insomma, con questa promo assolutamente il prezzo diventa molto più competitivo. È uno smartphone che dimostra come anche in un periodo difficile per la tecnologia come quello che stiamo vivendo a causa della scarsità di chip e risorse, ci sono aziende ancora in grado di realizzare prodotti avanzati e concreti e anche con un pizzico di innovazione come questo nuovo sensore fotografico che c'è qui sul posteriore. Ma quello che a me ha sorpreso di più è il sensore ultra grandangolare, dove tutti gli altri produttori tendenzialmente inseriscono un sensore quasi inutilizzabile, ormai il solito 8 megapixel, mentre Honor qui ci ha messo un bellissimo 50 megapixel, brava. Ovviamente non è uno smartphone perfetto, ma non è nemmeno uno smartphone top di gamma, quindi non si richiede la perfezione. Se le lacune che ha non sono particolarmente interessanti per voi, assolutamente questo è lo smartphone che dovreste allora ad acquistare, meglio ancora se durante il momento di pre-order. Ma questa recensione era tutto, lasciate un bel like se vi è piaciuta, fatemi sapere la vostra all'interno dei commenti, sono particolarmente curioso, e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a Michael, prendo Android.net.